Si è svolta a Roma presso il Teatro Parioli l'evento dal titolo Tutti i bambini ridono allo stesso modo, una serata spettacolo solidarietà in esclusiva per Banca Generali voluta a favore dei bambini della SD Giovani e Tenaci e dall'associazione Dinamo Camp Ollus. La serata ha visto esibirsi sul palco dei Parioli il grande coro di Roma diretto da Fabrizio Adriano Neri. Il coro in occasione del Natale si è esibito a favore delle due realtà molto importante per il benessere dei bambini e per favorire attività sportive ed attività all'aria aperta ai bambini con gravi malattie e disabilità. Presente fra gli ospiti Clara Podda, campionessa italiana paralimpica tennis tavolo della società Santa Lucia Sport. Sicuramente è stata gestita per uno scopo logico, giusto. E io faccio sport disabili, come vede sono in carrozzina, faccio tennis tavolo e sono nata nella nostra rifondazione Santa Lucia, che devo dire veramente grazie per avermi dato l'opportunità di diventare l'atleta a cui sono oggi. Forse se fossi andata in un'altra società questa grande scalata non sarei riuscita a farla. E questo che fanno oggi è un grazie a chi l'ha organizzato per i ragazzi. Per Banca Generali presente la dottoressa Stefania Borrelli, che ha voluto riunire in una serata in esclusiva tutte queste importanti realtà nella cornice del Teatro Parioli. Una serata di solidarietà spettacolo dedicata esclusivamente a Banca Generali. Banca Generali, una banca di private banking, organizza e affianca spesso iniziative culturali, sociali e orientate all'arte, cultura, musica, e abbiamo voluto questa serata appunto solidarietà spettacolo in questo caso, dove si esibisce il grande coro di Roma e che si affianca a due progetti di solidarietà e alla Onlus Dinamo Camp, il Paul Newman Dinamo Camp e all'associazione Giovani e Tenaci, che diciamo è un'associazione di ragazzi che giocano per quanto con difficoltà motorie alla pallacanestro e quindi sono rappresentati in questa serata. Ad Angela Gresti, presente con il suo libro Tutti i bambini ridono allo stesso modo, si deve il titolo della serata. Questo libro nasce per raccontare i primi 10 anni della mia seconda figlia. E io ho 2 figli e la seconda nel libro si chiama Sofia, ha una malattia rara e noi ad oggi ancora non abbiamo il nome della malattia, però in questi 13 anni, perché ormai sono passati già 13 anni, e dalla sua nascita andiamo avanti e tutti i giorni cerchiamo di vivere la nostra vita con serenità e prendere quello che c'è di bello in ogni giorno. E noi non ci siamo arresi, perché è facile in queste situazioni arrendersi, no? E la mia famiglia è una famiglia molto forte e combattiva, quindi siamo molto cerchiamo di sostenere mia figlia e di aiutarla in tutto quello che lei fa. Lo spirito della serata sicuramente è sensibilizzare la gente nel conoscere delle realtà che magari difficilmente vengono conosciute. E mi accodo alle parole di Clara, questa serata che vede due associazioni con caratteristiche diverse, una è un'associazione sportiva, una è un'associazione che dà la possibilità ai ragazzi di fare, diciamo, delle vacanze estive in luoghi adatti che non creino problemi di autonomia, sono però due mondi fondamentali per quello che la disabilità dovrebbe vivere, magari sì grazie a queste serate, ma anche soprattutto perché la politica, il mondo sociale capisca quanto diventa fondamentale reinserire e dare comunque alle persone che hanno delle difficoltà maggiori possibilità nella vita di tutti i giorni. Quindi un ringraziamento particolare a Banche Generali, al Coro di Roma e al Teatro Parioli che si è messo a disposizione, oltre alle due associazioni che in questa maniera, oltre a raccogliere un po' dei fondi che servono sempre per portare avanti l'attività, ma soprattutto vengono conosciute da un pubblico sempre maggiore che può trasformarsi quindi in un momento promozionale, perché credo che ognuno di noi abbia un amico, un parente o delle conoscenze con queste problematiche.